Ben ritrovati ai nostri telespettatori e benvenuti a questo speciale dedicato al sovraindebitamento, un problema che purtroppo spesso incide sulla vita delle persone e delle famiglie. Cercheremo di capire come affrontarlo e soprattutto cercheremo di capire chi può aiutarci. Lo faremo oggi con l'aiuto dei nostri ospiti che sono Vittorio Alfisi, presidente della Fondazione Santi Mammigliano e Rosalia, Francesco Furnari, vicepresidente della stessa fondazione, Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani, delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per Famiglie e Giovani, Luigi Romano, referente OCC i diritti del debitore. Benvenuti ai nostri ospiti e grazie di aver accettato il nostro invito. Intanto proviamo subito ad inquadrare il problema. Dottore Furnari, vengo subito da lei. Che cos'è il sovraindebitamento? Il sovraindebitamento tecnicamente nasce quando una persona che ha cominciato a chiedere dei finanziamenti alle banche o alle finanziarie arriva al punto di rottura, nel senso che arriva al momento in cui la somma delle rate mensili che deve pagare supera la possibilità offertagli dal proprio reddito. In questo momento nasce il pericolo di uscire fuori dal circuito legale del credito, di andare a chiedere credito dove non si dovrebbe andare. Allora, il legislatore già nel 1996, con la legge 108, ha previsto dei meccanismi di aiuto delle famiglie che si trovino in tale situazione e più recentemente con la legge 3 del 2012 sono stati rafforzati questi meccanismi. Le fondazioni antiusura, quindi la nostra Santi Mammigliano e Rosalia, ma anche le altre a livello nazionale, c'è il dottore Gualzetti collegato che è presidente della Consulta Nazionale. Ecco, scusi se la interrompo, intanto è arrivato anche fra i nostri ospiti in collegamento con noi il dottore Luciano Gualzetti, presidente della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II e direttore della Caritas Ambrosiana. Benvenuto, dottore Gualzetti. Grazie, buongiorno a tutti. Dicevamo... Dicevo, le fondazioni antiusura, quindi si inseriscono in questo filone e grazie ai finanziamenti che lo Stato, il MEF, consente a tutte le fondazioni antiusure, riescono a far avere a queste persone sovraindebitate dei finanziamenti con la garanzia delle fondazioni, dalle banche convenzionate, per chiudere totalmente i rapporti debitori con le banche e con le finanziarie e ricominciare con un'unica rata mensile per ricominciare a vivere, perché in alcuni casi queste persone hanno veramente problemi di vita vissuta, e riuscire a pagare i loro debiti con una rata che sia confacente al loro reddito. Per affrontare il problema del sovraindebitamento, dottore Alfisi, cosa bisogna fare, cosa bisogna evitare? Beh, per intanto bisogna capire qual è la genesi del sovraindebitamento, perché genesi diverse richiedono cure diverse. Nel caso di eventuali malattie in famiglia per cui c'è un indebitamento dovuto appunto alle maggiori spese o alle minori entrate, la soluzione da adottare sarà certamente diversa se viceversa si tratta di una capacità di spesa al di sopra delle proprie possibilità, da cui nasce lo shopping compulsivo cosiddetto, da cui nasce il sovraindebitamento. Analogamente è diversa la possibile soluzione nel caso di indebitamento del gioco d'azzardo. Le soluzioni devono essere adeguate al problema. Nel caso dello shopping compulsivo è chiaro ad esempio che non devono essere dati soldi, liquidità alle persone che sono oggetto di questo malessere, perché li spenderebbero subito, non si aiuterebbe a risolvere il problema. Questa è la differenza. Il fatto di i parenti, i familiari devono poter guidare, gestire la parte economica della famiglia, mentre viceversa nel caso di sovraindebitamento da malattie o da altri eventi familiari, allora è chiaro che l'intervento deve essere fatto immediato. Come? Noi abbiamo la Fondazione Antiusura di Palermo, ha un'esperienza di oltre ventennale su queste situazioni e quindi riesce a trovare la soluzione più adatta per ogni tipo di problematica.
Bene, è molto importante aiutare chi cade nel problema del sovraindebitamento per qualsiasi ragione, perché il rischio è che proprio sulla spinta della disperazione poi ci si rivolga alle persone sbagliate, ci si rivolga agli usurai. Dottore Gualzetti, intanto la ringrazio e le do il benvenuto, grazie per questo collegamento. So che non abbiamo molto tempo, ma approfittiamo per chiederle di aiutarci a spiegare al nostro pubblico perché fare ricorso ai soldi degli usurai non solo non aiuta, ma aggrava ancora di più il problema. Ma dalla nostra esperienza, quella delle fondazioni antiusura, la consulta ne aggrega 35, poi ce ne sono molto altre, noi incontriamo persone che non ce la fanno, come si diceva, arrivare alla fine del mese, che si impoveriscono facendo il passo più lungo della gamba, oppure imprenditori, anche se noi ci occupiamo prevalentemente di famiglie, però sappiamo che il confine tra la famiglia e la piccola impresa a volte è molto labile, quindi imprenditori che per stare dietro ai pagamenti dei dipendenti, dei fornitori e quindi a tutti gli impegni che un'impresa deve sostenere, hanno fame di soldi. Quando questa fame di soldi non viene soddisfatta dal credito legale, il rischio è che si ceda alle offerte che arrivano da quello che è stato definito anche dal commissario di governo anti-racket e anti-usura un welfare criminale, cioè sempre gli usurai si presentano come l'ultima istanza, l'amico che ti dà una mano a risolvere i tuoi problemi per appunto poter andare avanti. In realtà questa è una soluzione illusoria che infila la persona in una situazione di non ritorno, perché a quello che interessa l'usuraio, soprattutto per quanto riguarda le imprese, non è tanto la restituzione dei fondi, ma è quello di poter controllare il territorio per fare i propri affari, per avere un negozio sul quale appoggiare le fatturazioni false, il riciclaggio del denaro sporco, oppure fare il traffico di denaro, oppure garantire il posto di lavoro ai propri affiliati, e quindi c'è proprio un tentativo da parte della criminalità organizzata di prendere queste aziende, queste imprese, oppure sottrarre alle famiglie la propria autonomia per poi usarle per i propri traffici. Questo è un sistema molto pericoloso che deve essere riconosciuto all'inizio, non può essere sottovalutato. Molti degli imprenditori o anche delle famiglie che noi incontriamo e che sono entrate in contatto con questi usurai appunto sottovalutano questo pericolo, pensano di poter uscire da questa situazione quando vogliono, e quindi il vero problema è informare per tempo le persone che non devono ricorrere a quelle situazioni, e per farlo noi abbiamo lo strumento appunto quello dell'ascolto, dell'accompagnamento e del sostegno economico con degli interventi attraverso le banche convenzionate garantite appunto da un fondo di prevenzione che lo Stato ci mette a disposizione. Dottore Gualzetti, ancora una domanda prima di lasciarla andare via. Esiste una rete non solo regionale ma anche nazionale per la prevenzione dell'usura che oggi lei qui rappresenta? Volevamo capire come opera questa rete, qual è il ruolo della consulta nelle azioni di contrasto al sovraindebitamento. Beh, intanto la rete è molto diffusa, capillare, ci sono in tutte le regioni italiane la presenza di una fondazione che ha ritenuto di aderire alla consulta nazionale antiusura, Giovanni Paolo II, che ha sede a Bari, che è stata istituita proprio nel 1996 per promuovere questa attenzione in modo capillare in tutte le regioni. È una scelta condivisa dalla Conferenza Episcopale Italiana che destina parte dell'8 per mille fondi che vanno a integrare quelli che noi riceviamo dal MEF, e quindi con maggiore libertà
possiamo intervenire. La consulta opera per favorire questo lavoro a livello territoriale. Ci sono delle fondazioni regionali come quella lombarda, la Fondazione San Bernardino, ma ci sono anche delle fondazioni diocesane, per esempio in Calabria sono 6 le fondazioni che operano. Favorisce questo lavoro, segnala gli strumenti, la documentazione che serve per agire, fa da mediazione nei confronti del Ministero delle Finanze per l'accesso ai fondi e cerca di, a partire da queste storie, da queste l'incontro con le vittime dell'usura piuttosto che sovraindebitate, segnala alle banche da una parte ma anche al Ministero dall'altra quali sono i meccanismi che devono essere cambiati anche a livello legislativo per evitare di produrre nuove situazioni di questo tipo e trovare anche delle soluzioni che facilitino la possibilità a queste persone di rientrare nel credito legale, perché uno dei problemi è appunto quello di non essere riconosciuti o di essere considerati quasi dei paria dal sistema bancario perché magari non si sono pagate una o due rate. Le fondazioni possono intervenire, possono garantire che queste persone possono restituire, quindi gli si dà una dignità bancaria, perché sappiamo che oggi senza un conto corrente o senza la possibilità di pagare online e quindi di operare online non si può fare molte delle operazioni che i normali cittadini noi diamo per scontato. Quindi è un'opera molto capillare ma anche coordinata, perché a livello nazionale si possa intervenire sui sistemi bancari da una parte e istituzionali dall'altra. Grazie dottore Qualzetti per il suo prezioso contributo e per essere stato con noi. La salutiamo, sappiamo che ha un altro impegno e speriamo, insomma, di aver dato quell'informazione che è necessaria a chi ci sta seguendo per accedere a questi servizi di cui lei ci ha parlato. Bene, noi torniamo in studio e adesso vorrei chiedere al nostro Vescovo, Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, quale impatto ha sulla famiglia una situazione di sovraindebitamento? Ma sicuramente l'esperienza di questi anni di episcopato mi hanno messo in condizione di capire che questa è una situazione, queste sono situazioni che cercano speranza e non osano confidarlo, dirlo in famiglia, perché c'è una remora psicologica, relazionale, o forse c'è l'illusione di poter salvarsi da solo, insomma, con le proprie forze. Credo che questa cosa porta anche a situazioni mediche preoccupanti certe volte, perché si fa ricorso a psicofarmaci, si perde un po' anche la fiducia in Dio, si perde o ci si butta in una crisi, il miracolo, ecco, si aspetta il miracolo. In realtà bisogna direi fare nelle nostre comunità parrocchiali il miracolo dell'ascolto sistematico delle situazioni delicate che possano venire all'attenzione nostra. A me personalmente è capitato sia da parte di mamme come da parte di uomini, come da parte di impresa, di ascoltare delle situazioni che avevano proprio bisogno di essere incanalate, e ho potuto farlo i primi anni di episcopato con la Fondazione Antiusura di Bari dei Santi Medici, in questi ultimi anni da quando sono a Trapani con la Fondazione Santa Rosalia e San Mamiliano, e credo che questo lavoro deve continuare. Nella diocesi di Trapani abbiamo anche realizzato un organo di composizione della crisi per aiutare le persone che sono in situazione di sovraindebitamento, perché ci sono anche degli aiuti che vengono adesso anche da una legge regionale che permette quantomeno di avviare questa pratica con un peso minore rispetto al passato. Ma forse la cosa più importante è far conoscere la legge 3 del 2012, che all'inizio del mio ministero episcopale non c'era ancora, anche se
c'erano le situazioni che lei ha detto poco fa. E far conoscere questo significa anche sentirsi impegnati come sacerdoti, come persone che spesso ricevono delle confidenze che ad altri non si danno, e quindi bisogna però saper indirizzare, rinviare, come si dice tecnicamente, perché noi non siamo i tecnici che devono gestire questa cosa. Quindi a tutte le famiglie che ci seguono vorrei dire: questa è la strada, no? Trovare la persona giusta di cui ti puoi fidare, e poi quella persona, se è giusta, ti deve rinviare a quelli che sono in condizioni di poter ascoltare bene anche le problematiche connesse con la situazione di sovraindebitamento, e ti possono mettere in condizione di avviare una pratica di aiuto, insomma, ecco. Bene, accogliamo subito l'appello di Sua Eccellenza per capire che cos'è questa legge 3. La legge 3 del 2012, che è stata pensata proprio per favorire l'esdebitamento di chi si è indebitato, anche proprio per evitare che finisca nelle mani sbagliate, nelle mani degli usurai. Questa legge, tra l'altro, istituisce gli OCC, che oggi sono qui rappresentati dal dottore Romano. Dottore Romano, ci spiega meglio come funziona la legge 3 del 2012 e che cosa sono gli OCC, o meglio noti, perché in televisione non amiamo gli acronimi, sono gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Come funzionano? No, cercherò di essere estremamente sintetico e anche semplice nell'esposizione di un problema che è diventato molto importante. La legge nasce nel 2012, la legge 3, con l'obiettivo di riabilitare quelle figure che erano soggetti non fallibili, consumatori, varie famiglie o anche dipendenti, nonché quelle piccole imprese non fallibili, le quali non trovavano nella legge alcun rimedio per andare a ristrutturare il proprio debito. Voi fate conto che questa legge comunque si rifà a tutta una legislazione europea, specialmente tedesca e inglese, che già da 40 anni almeno dava la possibilità ai debitori di poter ristrutturare il proprio debito. Quindi attraverso un meccanismo di restart, alla fine di questo percorso rendeva il debitore riabilitato e gli dava la possibilità di rientrare in un'economia sana. Nel tempo questa legge 3 si è evoluta, fino al 19, che è il legislatore col codice alla crisi ha voluto un pochettino riassumere quanto era stato già enunciato nella legge 3 e l'ha voluto ampliare con il concetto di crisi economica tout court. E voi fate conto che il tema del sovraindebitamento è diventato particolarmente grave. Vi sono studi della Banca d'Italia che ormai sanciscono che almeno il 30% delle famiglie italiane si trova in una situazione di sovraindebitamento. Intanto capiamo un attimo qual è il significato della parola sovraindebitamento. Sovraindebitamento è l'impossibilità fisiologica di assolvere gli impegni che qualcuno si è assunto. Quindi vi sono delle famiglie, delle piccole aziende o dei soggetti che si sono assunti degli impegni finanziari e poi, per motivi di diverso tipo, che possono essere crisi economica o di salute, non riescono più a onorare periodicamente. In passato queste figure venivano avvicinate dagli usurai, ma anche attualmente, e pertanto le fondazioni, il legislatore, attraverso i fondi della 108 e del 96, ha utilizzato tutta una serie di fondi di prevenzione affinché il soggetto sovraindebitato non incorra in questo soccorso illegale. Parimenti e parallelamente nascono questi organismi di composizione della crisi. La legge 3 del 2012 praticamente nasce con una norma transitoria, in quanto nelle more che si costituissero questi organismi, il debitore si poteva ricorrere direttamente al tribunale, il quale avrebbe nominato un professionista, nelle more che fossero stati costituiti gli organismi di composizione della crisi sul territorio. Passato questo periodo transitorio, oggi è obbligatorio che il sovraindebitato si rivolga a questi organismi di composizione della crisi.
La caratteristica di questi organismi di composizione della crisi, oltre ad avere un riconoscimento legale in quanto sono iscritti in un albo ministeriale, è quello di essere delle strutture organizzate di professionisti che comunque per lavorare all'interno di questi organismi hanno l'obbligo formativo periodico. Pertanto il sovraindebitato che avrà il bisogno economico nonché psicologico di avvicinarsi a questi organismi saprà che si avvicina a delle strutture organizzate e formate. Mi avvicino un attimo a quanto ha detto il Vescovo, perché lo ritengo un problema importantissimo, ovvero che c'è una componente psicologica che è fondamentale. La componente psicologica sta nella vergogna che ha il soggetto sovraindebitato a mostrarsi nella sua debolezza, come se oggi la mancata realizzazione economica fosse un vulnus che ti esclude dalla società. E pertanto tace questa sua situazione di crisi economica fino a quando si trova in una situazione di incontrovertibilità. A me spesso capita che allo studio vengono delle persone soltanto nel momento in cui la moglie viene a scoprire che hanno la casa pignorata e c'è un'esecuzione in corso. Allora il marito, comunque il soggetto che percepisce il reddito della famiglia, si vede costretto a manifestare questa sua situazione di debolezza economica. E allora questo cosa vuol dire? Che il fenomeno che già gli studi sanciscono essere percentualmente molto rilevante è comunque sottovalutato. È sottovalutato perché una persona che ha vissuto una media agiatezza a quel punto ha difficoltà ad ammettere prima a se stesso e poi agli altri che ha bisogno di aiuto. Pertanto questi organismi hanno una caratteristica, così come la fondazione con cui ho avuto il piacere di lavorare, perché faccio un inciso. La fondazione che cura questi fondi della 108 ha una strada parallela con questi organismi, perché entrambi gli organismi di composizione della crisi e la fondazione con cui ho il piacere di lavorare sono degli strumenti di prevenzione. Ecco, quindi, su questo stiamo, perché lei ha citato un'altra legge, che forse la prima è più importante, che è la legge antiusura, è la 108 del 96. Questa legge ha consentito la nascita delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione dell'usura. La maggior parte di queste fondazioni, è importante dirlo, sono nate e fiorite in ambito cattolico. Una di queste è proprio la Fondazione Santi Mammigliano e Rosalia, che è qui oggi rappresentata dal Presidente e dal Vicepresidente, che è nata in seno alla Diocesi di Palermo, istituita dal Cardinale De Giorgi nel 2003, ha sede a Palermo, ma cosa più assolutamente rilevante, serve tutto il territorio regionale. E vediamo insieme come opera la Fondazione Santi Mammigliano e Rosalia, poi torniamo in studio. Chi viene a trovarvi in via Benfratelli e soprattutto perché? Sono persone che si sono trovate e si trovano tuttora in situazioni di sovraindebitamento, situazioni legate ad motivi più vari. Sicuramente alcuni sono per motivi indipendenti dalla loro volontà, quindi perdita di lavoro, riduzione di lavoro, perdita di lavoro di uno dei due coniugi su cui si faceva affidamento, situazioni di gravi malattie per cui si sono dovuti indebitare, situazioni per cui, come in questi ultimi tempi, rate di mutuo che sono schizzate a motivo del tasso variabile e che quindi oggi non sono più in grado di poter sopportare, situazioni invece altre che sono, sia pure in buona fede, delle persone che si sono indebitate non sapendo gestire bene il denaro o le entrate che avevano in quel momento. Ecco, la vostra missione è quella di una vera e propria missione di accompagnare, prendere per mano e far uscire a volte da un tunnel chi è disperato. Esattamente, vogliamo evitare che le persone intanto si rivolgano agli usurai e quindi, come diciamo sempre da noi, c'è un pronto soccorso economico, nel senso che non che diamo soldi, ma che ristrutturiamo la situazione debitoria e con i fondi messi a disposizione dallo Stato possiamo dare la possibilità a queste persone di avere un solo debito con una sola banca, con un fido finanziario
garantito da noi. Poi ci sono delle situazioni in questi ultimi anni che sono le più gravi, che sono quelle del gioco d'azzardo patologico. Le persone che giocano e si indebitano proprio per continuare a giocare, ma là diventa una malattia, per cui chiaramente queste persone devono prima recarsi in un centro per disintossicazione, devono andarsi a curare per poi poter essere aiutate da noi. Ecco, il vostro gruppo è composto da uno staff di professionisti qualificati nel settore del credito, ma non solo. Principalmente del credito, la maggior parte siamo ex bancari, ma non solo, nel senso che ci sono persone che vengono da pensionati dell'Agenzia delle Entrate, dall'esattoria, anche dal mondo legale, ma vengono qua a titolo di volontariato, senza remunerazione. Le persone che vengono qua e si servono della fondazione non pagano assolutamente niente, è tutto a livello gratuito. Ecco, a volte si ha paura a rivolgersi a qualcuno. Facciamo un invito a venirvi a trovare senza preconcetti, senza paure. Sì, sicuramente qua non c'è nessuno che giudicherà o darà giudizi di valore su quello che le persone hanno fatto. Tutti possiamo sbagliare e chi viene qua, anche se ha sbagliato, deve essere aiutato, deve avere qualcuno su cui, con cui confidarsi, con cui parlare e con cui trovare delle soluzioni per i problemi che vengono esposti. L'avvocato è importante in fondazione perché le persone si rivolgono a noi, sono bisognose sotto i vari aspetti, a cominciare quello economico, ma non solo. Spesso, per non dire sempre, noi abbiamo a che fare con i creditori delle persone, quindi c'è un'attività anche di transazione, saldo e stralcio, per cui è necessario l'avvocato o il bancario, meglio ancora, tutte e due cose insieme, che si rivolga a questi creditori per cercare di trovare una soluzione. Anche se non era previsto lo statuto della fondazione, aiutiamo le persone anche economicamente a rivolgersi allo CC, che è l'acronimo di organismo composizione della crisi, che riguarda, è un organismo che fa capo alla legge 3 del 2012, che di fatto serve per l'esdebitamento dei sovraindebitati. Sono varie tipologie di persone che possono accedere, però la cosa importante è che noi li accompagniamo non soltanto proprio fisicamente dall'OCC, ma con cui abbiamo le convenzioni, però la cosa importante è che noi diamo un contributo anche economico per poter pagare l'accesso e poi un acconto che è abbastanza consistente in migliaia di euro, che riguarda il 50%, e poi il secondo 50% sarà dato se il giudice omologherà il piano, ci sarà un altro 50% da devolvere. Quindi alla fine di tutto c'è sempre una speranza. Noi diciamo che più che speranza a volte diamo certezze intanto che ascoltiamo le persone, certezze che cercheremo di capire qual è il problema e risolverlo. E devo dire che se non si può risolvere la 108, lo risolviamo quando ci sono i requisiti col discorso legge 3. Quindi diciamo abbiamo queste due opportunità che sono veramente eccellenti. Grazie al collega Massimo Brizzi che ha realizzato questo bellissimo servizio. Dottor Alfisi, la vostra fondazione lavora tanto con le famiglie, le persone indebitate. A quanti di loro avete dato risposta? Noi parliamo almeno di 250 famiglie sono state aiutate, rimesse in piedi da una situazione drammatica. Il tutto fatto con una disponibilità che ci ha consentito il Ministero del Tesoro di circa 5 milioni di euro. Con questi attualmente circa il 50% sono già impegnate in garanzie su finanziamenti, l'altro 50% è disponibile per nuovi impegni. E questo in estrema sintesi, anche perché ribadisco quello che è stato già detto, l'importanza è nell'ascolto, è dall'ascolto che noi riusciamo a capire e comprendere se effettivamente come possiamo essere d'aiuto a quella famiglia. Ecco, importante, abbiamo visto che è un ascolto, che è un ascolto operoso, perché è finalizzato proprio a trovare insieme alla persona indebitata, a trovare una soluzione per l'esdebitamento. I numeri degli assistiti della fondazione sono interessanti, ma purtroppo quelli del sovraindebitamento sono più alti. Dottore Furnari, perché la gente ancora si rivolge agli usurai e non a fondazioni come la vostra? Perché alla base c'è una forte ignoranza, tra virgolette, sull'esistenza delle fondazioni antiusura e sull'esistenza della legge 3. È uno dei motivi per cui noi come fondazione abbiamo voluto questa trasmissione, che ci consente anche di entrare nelle case della gente e di dire
che noi ci siamo e che sicuramente siamo in grado di ascoltare e di dare una mano per uscire fuori da queste crisi di sovraindebitamento. Ecco, questo è molto molto importante. Non rivolgetevi agli usurai, rivolgetevi alle fondazioni antiusura. La legge vi assiste, la legge vi tutela e ci sono delle persone pronte ad aiutarvi, le persone giuste. Monsignor Fragnelli, abbiamo detto prima che la maggior parte della fondazione e delle associazioni antiusura sono nate in ambito cattolico, in seno alle diocesi. Perché secondo lei? Ma perché si mette al centro la persona in un modo concreto, cioè fatto di accompagnamento, di ascolto, di incoraggiamento, si è detto di certezze piuttosto che di semplice speranza, ma quando dico speranza dico qualcosa di molto pieno, no? nel rapporto con la persona. Quindi io mi auguro che parlare di persona attraverso anche le realtà ecclesiali possa essere sempre di più un parlarne in modo concreto per accompagnarli verso la soluzione di problemi che altrimenti diventano terribili, diventano anche irrisolvibili, insomma. Ecco, ricordiamo a tutti, non siete soli, c'è chi vi accompagna. Dottore Romano, telegrafico, restando in tema di numeri, un OCC come quello di Palermo, di cui lei è referente, quante persone ha aiutato sul territorio nell'ultimo anno e con che risultati? Guardi, noi abbiamo un preesame che è fondamentale per portare avanti queste pratiche, perché ovviamente va verificata la percorribilità, quindi il merito, la situazione di meritevolezza da parte del debitore, perché ovviamente la situazione di sovraindebitamento deve essere causata da fattori esogeni di cui il debitore è incolpevole e protagonista. Quello che io consiglio comunque sempre è la tempestività all'accesso a questo tipo di procedure. Ecco, questo è molto molto importante, la tempestività. Non perdete tempo, se avete un problema di questo tipo correte a rivolgervi alle persone giuste, la Fondazione Santi Mammiliano Rosalia, le persone che, come diceva Sua Eccellenza, possono ascoltarvi, quelle più vicine al vostro territorio e che possano indirizzarvi nei luoghi giusti. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io voglio ringraziare però i nostri ospiti per il contributo prezioso che ci hanno dato, voglio ringraziare voi per averci seguito, ma non dimenticate, noi ci vedremo, vi do appuntamento alla prossima puntata, dove continueremo a parlare di sovraindebitamento, facendo un focus su un altro tema doloroso, quello della ludopatia e del gioco d'azzardo. Quindi non mancate alla prossima puntata. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon proseguimento di ascolto.